Furti nella notte di Natale a Civitella Roveto, due le abitazioni svaligiate nella notte di Natale a Civitella per un valore di circa 8.000 euro. Ignoti vandali hanno rotto i vetri delle finestre e si sono introdotti nelle abitazioni prelevando oro e gioielli. Sugli episodi stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Bomba carta in centro a Vasto, dei vandali hanno fatto esplodere un ordigno in pieno centro. È accaduto a Vasto la sera di Natale, tanta la paura dei residenti, quali hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. I cittadini hanno lamentato lo stato di abbandono di Vasto, sempre più in balia dei vandali, soprattutto nei giorni della Movida. La Polstrada di Carsoli ha fermato un quindicenne alla guida di un veicolo intestato ai genitori con i suoi amici a bordo. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe preso la macchina di nascosto dai genitori, iniziando così a girare per le strade di Carsoli con degli amici. Il fatto è stato però notato da alcuni passanti che, incuriositi, hanno allertato la polizia stradale. La pattuglia della polizia ha intercettato il quindicenne, colto in flagranza, ed è scattata una sanzione amministrativa di 5.000 euro, oltre al sequestro del veicolo. Cinque società giovanili di basket, di cui due provenienti da fuori regione, stanno animando a Sulmona il primo torneo di Natale Ovidio 2017, organizzato dal Basket Centro Abruzzo e riservato alle categorie esordienti e under 14. Ne parleremo tra poco nella nostra rubrica Il Punto.